Mercoledì 11 maggio, ben ritrovati su Vercelli Web TV. È stata tratta in arresto per concorso in estorsione aggravata, SMC, vercellese classe 1970, fermata nella sua abitazione ieri mattina dalla sezione Catturandi della Questura di Vercelli. La donna, dal settembre 2005 al maggio 2006, assieme a tre complici, avrebbe infatti estorto denaro ad un commerciante del capoluogo, minacciandolo sia fisicamente che verbalmente di rivelare alla moglie i dettagli della loro piccante liaison. La vercellese si trova ora ristretta al carcere di Biglemme. Sono state consegnate in questi giorni le attrezzature donate dalla Onlus Il Pianeta dei Clown all'Oncologia del Sant'Andrea per l'allestimento di un'area relax. Si tratta di una donazione che rientra in un progetto partito nel 2013 e finalizzato al miglioramento della qualità percepita dall'utente nella struttura di oncologia. Si tratta di un totem elimina code, 5 poltrone relax con accessori, 5 tavoli colorati e 20 sedie. Fiabe di riso, il progetto dell'associazione Liberi di Scegliere Onlus di Vercelli, dopo una stagione più che positiva, prosegue. Il segretario dell'associazione, Giuseppe Ferraris, ci presenta qualche numero del percorso dedicato ai ragazzi speciali intrapreso fino ad oggi. Riguarda il progetto Fiabe di Riso che, come dicevo, continua ed è ancora in itinere e speriamo duri il più tempo possibile, va detta una cosa importante, che siccome noi volevamo dare ai bambini italiani e di tutto il mondo un messaggio di speranza, di luce, soprattutto là dove si soffre, va detto che questa pubblicazione, il libro e il cartone animato in quattro lingue, italiano, inglese, russo e spagnolo, ha raggiunto, oltre che 32 paesi stranieri, ha raggiunto tantissimi punti là dove si soffre. Sono tanti ormai gli ospedali italiani che hanno avuto in omaggio dalla nostra associazione questo nostro lavoro e sono tanti anche le strutture straniere, gli ospedali di alcune capitali straniere dove è arrivata la pubblicazione, proprio per portare un sorriso di speranza a tutti i bambini che soffrono, italiani e stranieri. Quindi continueremo in quest'opera ogni giorno, ogni settimana, non passa sicuramente settimana a che non venga fatta una spedizione. Questo per noi è grande motivo di orgoglio e abbiamo veramente avuto da tantissime parti, italiane e straniere, una grande così, dimostrazione di apprezzamento e di questo possiamo esserne fieri. Domani a mezzogiorno prende il via il weekend enogastronomico Il Mercato delle Regioni. Si terrà in piazza Zumaglini a Vercelli ed organizza Confesercenti. Sentiamo di cosa si tratta. Il prossimo fine settimana, da giovedì 12 a domenica 15 maggio, in Piazza Zumaglini, questa volta via Veneto, quindi un trasferimento di area, di ubicazione di area commerciale, il Mercato delle Regioni. La prima edizione di questa rassegna di alimentazione su area pubblica. Saranno presenti praticamente tutte le regioni italiane con i prodotti tipici. L'evento sarà arricchito da una serie di iniziative collaterali. Marta Rosa, studentessa del liceo classico La Grangia di Vercelli, lunedì scorso è stata premiata in qualità di vincitrice del concorso Diventiamo cittadini europei, organizzato per il 32esimo anno dalla Consulta europea della Regione Piemonte. Al concorso hanno partecipato 1.200 studenti, vincitori 164, provenienti da tutto il Piemonte. La cerimonia di premiazione si è svolta in Piazza Castello a Torino all'interno delle manifestazioni organizzate in occasione della celebrazione della Festa dell'Europa. La settimana di eventi di Una vita tra le mani, la manifestazione destinata a raccogliere fondi per AIRC ed organizzata dal vercellese Carlo Manzato, in programma in questi giorni, slitta la prossima settimana. Sentiamo uno dei protagonisti, Paolo Drigo. Siamo in quel di Gattinara. Beh, il tempo ci accompagna, eh. Anche per il mio amico Niemen, neanche stasera si può fare niente, si può fare nulla. Però il tempo non ci accompagna, non c'è d'amico, ma voi siete i nostri unici amici per riuscire ad intervenire martedì prossimo. Ritentiamo, saremo più fortunati. Meno fortunati i nostri amici che comunque ci verranno a trovare e quindi voi che siete fortunati ancora di più.
vi incitiamo ad essere a Vercelli per assistere al mio spettacolo di trasformismo, cambi d'abito, senza la pioggia, mi raccomando, che nessuno porti male, per fare del bene, per lottare questo maledetto cancro, e io sono con voi, pronto e carico, già da adesso. Io sono già lì, già da adesso, col pensiero, ma poi fisicamente, martedì 17 maggio. Ciao! Ed ora passiamo alla nostra pagina sportiva. Venerdì sera la Pro Vercelli a Perugia per l'importante sfida per la permanenza diretta in Serie B senza passare per i play-out. Sentiamo il centrocampista Fausto Rossi. Dall'aria che sia un campionato che si decide proprio all'ultimo minuto dell'ultima giornata, però voi adesso avete una prova a Perugia con una squadra che in teoria è una mina vagante, non ha nulla da chiedere, però è davanti al pubblico di casa. Sì, io i conti li faccio alla fine, no? È difficile ovunque, anche se il Perugia non ha nulla da chiedere al campionato, davanti al proprio pubblico l'ultima partita giocherà penso per vincere, quindi noi ci prepareremo bene questa settimana per andare a giocare una grande partita e cercare di centrare l'obiettivo massimo che è la vittoria. Esordio domenica scorsa nel campionato di promozione nella fila della Virtus Vercelli del giovane Giuseppe Corvino, classe 2000 come portiere. Ha difeso la porta dei vercellesi senza sfigurare e rendendosi protagonista di qualche parata degna di un vero portiere, sulle orme quindi di Gigi Donnarumma. Per questa edizione del nostro telegiornale è tutto, ci vediamo come sempre domani sera alle 19:00.